Ciao, siamo qui con Pulumbo, che è un grande conoscitore dell'anima albanese, delle sue tradizioni e anche delle sue teorie interessanti, no? Nelle quali vede specie il fatto linguistico albanese in una centralità addirittura globale. Mi cantavi prima una canzone bellissima, sì. Riproponila un attimo ai nostri amici, poi sì. Spiegaci da dove viene e che cos'è, succintamente, perché lui è in grado di poter parlare per ore, ve lo assicuro, molto interessante. Io vivo in una regione dell'Albania, del sud, che si chiama Labari, e il modo di cantare in Labaria è un modo antichissimo, originalissimo, e per noi anche molto sofisticato. La paragonano con il modo come cantano i sardi, i corsicani, oppure nelle montagne della Svizzera, anche se loro usano i flauti lunghi, e noi usiamo i flauti semplici, che si chiama Fühl, oppure Zula Dujare, che vuol dire una flauto con due aria, Zula Dujare. E quelli, quindi, quelli sono gli strumenti. Poi il modo di cantare in generale è senza strumenti. A cappella, si dice da noi. Non lo so. Passando il tempo con mio amico qui, parlando come due gente comune, semplici, e basta, noi non siamo il centro del mondo, ma il mio, la zona dove sono nato e cresciuto io, quel modo di cantare, a me mi piace tanto, ma non sono cantante. Che tradizioni ha? Da dove viene, secondo te? Il modo di cantare Labri, noi siamo Lab, in plurale si dice Labr o Leber, e è una zona dal fiume di Vjosa fino a sud dell'Albania, forse anche un po' di più, ma non entriamo in quel discorso dei territori, dei stati e dei popoli, eccetera, ma sto parlando per il canzone Labe, che io la gusto tanto, mi piace tantissimo, ma non sono bravo nel cantare, perché per cantare non è bravissimo. Devi avere prima di tutto i polmoni, devi avere aria dentro, e io non sono bravo in quello, e poi devi essere anche un po', come dire, devi avere quel regalo dal Dio che hanno i cantanti. La dote. I cantanti per questo sono le persone rispettate, e così. Allora. E per far contentare mio amico faccio due o tre versi, ma non lui sono... Lui in italiano si chiamerebbe Colombo. Come il mio nome è Pulumb, e italiani e a miei amici anche con scherzo mi chiamano Colombo, che vuol dire Pulumb. Colombo. Da voi Colombo. Canta. Allora, ci sono tanti canti nel modo Lab, ma uno che mi piace a me, dico un verso per accontentare anche mio amico, che è una diamante dei canzoni Labi, è questa. Chiedo scusa ai miei amici che mi sentono, perché non sono un cantante. Per cantare la canzone albanese devono essere quattro componenti. Primo è il Mars, il primo che canta. Il secondo è quello che in albanese si dice Hedhsi. Possiamo tradurre in italiano quello che schiaccia, che aiuta
e il terzo è quello che noi diciamo, scusi, il secondo è Xuyas, il terzo è Hedes, e poi c'è il Iso. Iso è il gruppo che fa E, A, O, in generale le zanore, i vocali. Allora, cantando un persona per piacere personale e così, si chiama Boroitie, ma io non sto facendo Boroitie, ma sto imitando quel che posso per mio piacere, un canzone del uno dei cantanti più famosi, uno dei monumenti dell'Albania, di Necio Muka. Necio Muka ha cantato e ha registrato negli anni 30 del secolo XX, XX secolo, la canzone Vais e Valeve. La canzone si chiama Vais e Valeve, una canzone che piace tantissimo in Albania, si canta da tutte le parti. Vais e Valeve vuol dire la ragazza dei vali del monte e dei vali dei vali, chi vuol dire? Le valli. Okay, le valli, oppure le onde, perché la parola val in albanese c'è tante spiegazioni, val, valona, val, caldo, val, bollire, val, la zona qui è una zona che vlon, valona, vlon, val, valengrot, vais e valve, vais en grot. Non battere, che sennò veniamo tutti tremuli. Allora, la faccio finire. Chiedo scusa a Necio Muka e tanti miei amici. Vais e valve. Zimrace gimbal bignaguran sede. E non interrompo. Ma non sono bravo. La vedo che non riesco a fare. Riprova. Fai quella di prima, che mai fatto prima, anche quella era molto bella. Quello. Per quello io ho una teoria di spiegazione, ma non te la dico qui, chiedo scusa. Avete tre ore di tempo per seguirci. Quella canzone che gli ho cantato prima si chiama il canzone del Imer Ago, oppure del Aga Imer. Aga vuol dire una persona importante nella lingua albanese, è un aga, come pascià, vuol dire una persona ricco non solo nel senso della proprietà, ma di spirito, anche del di spirito, sì, è un aga, è un pascià. Insomma, ok, bene. L'ho fatto prima e la faccio ancora, ma non sono nel un buon momento perché i miei polmoni, anche fumo, purtroppo. È imbarazzato per la telecamera. Vado nella seconda. Vai. Nel secondo verso. Ok. Ipse se lo te cara tu sen. Devi avere polmoni. Devi essere lunga quella. Bene, ma va bene così. Quindi grazie a tutti, chiedo scusa. Ecco, il testo parla di, velocemente? Il testo parla per una persona antico che ha avuto problemi familiari, che la sua donna è andato via, ma qui non siamo sicuri che era vero o era un mito, perché lui ha visto un sogno nero. Under Eses, come la sua moglie è andata a sposare un altro.
pashë një ndër të zezë, ëndër e zezë për mua, si kur gruaja mu martua. E io una spiegazione teorica, filosofico, antico, mitico, semplice. Ma non è semplice, ci vorrebbero 3 giorni per raccontarcela tutta qui l'amico Colombo. Ah sì, io non sono un scrittore, ho cominciato a tenere 2 appunti, io la chiamo... Ho cambiato un pochino il nome, che gli albanesi per primo, quando la sentono, la capiranno velocissimo. Alba, Albania. La lingua alba. Per esempio, dimmi una parola italiana che è lo stesso come in Albania. Oddio, questo mi chiedi troppo. Dilla tu. Io ti posso dire tutta la lingua italiana e lingua albanese. Io la chiamo la lingua alba latina, alba romana, alba Italia. Gli dico che la gente deve avere la mente in posto. Non la mente? La mente. Nel posto. Non la devi lasciare da nessuna parte, perché chi la mente si lamenta, lamentare. In albanese si dice lament, in italiano si dice lamentare. Quindi lamentare verrebbe dal fatto che uno non possiede più una la persona, propria mente. Una persona si lamenta, urla, sgrida, non è normale, perché ha lasciato da qualche parte la mente. Invece se la mente l'aveva in testa, in albanese la parola è corta, e la parola corta è la base. In albanese si dice la, in italiano si dice lasciare, in albanese lshoj. Che è la stessa cosa, ma bisogna avere un po' attenzione. Lasciatemi cantare. Questa era una nota che avrei anche sorvolato. È di Albano, quella canzone? No, non è Albano. Oh, scusi, è di Toto Cutugno. Toto Cutugno, no. Sì, Toto Cutugno. Scusi. È di Toto Cutugno. Lasciatemi cantare. Le somni... Chiudiamo così. Chiudiamo. Presentaci la tua signora. Devi tenere... che si chiama May. La mia signora. May Linda vuol dire è nata nel maggio. Nel maggio. La mia moglie, la mia signora, è nata nel primo maggio. Ecco la signora che è nata nel primo maggio. Sta registrando. Persone di cui siamo deliziosamente ospiti qui al sud dell'Albania, sul terminale del Golfo di Valona. Nel Golfo di Valona, a Pashaliman. Pashaliman. A Pashaliman, sì. Che è un posto pascià, è un liman pascià, e oggi i due pascià siamo noi. Noi siamo due pascià. Qua si sta come un pascià, devo dire la verità. Grazie. Per fare la rima. Grazie a te, Colombo, no? E la May Linda. Bene, abbiamo sentito cantare in albanese, abbiamo conosciuto uno che ci sta mettendo l'anima per dare un corpo anche alla lingua albanese così storicamente, quindi ci fa molto piacere. Anche tu sei stato in Italia? Sono stato in Italia migrante 12 anni a Milano, ho passato bene, ho tanti amici, li saluto tutto. Soprattutto signor mio amico Tognati a San Babila e il gruppo dove ho lavorato io, che ha il nome importante, scherzano i gente del nord Italia, Guido Brambilla, che oggi purtroppo lui non è, ma c'è la sua figlia e i suoi operai, li saluto tutti, vi auguro tante belle cose. Ok, grazie. Allora, ciao, grazie. Stefano. A presto. Ciao Michele. Non li dire tutti. Sei uno. Che saranno migliaia. No, ho scelto quelli due. Ah, ok. I più stretti. Molto bene. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ago e me grago psi e sa e bu que mor se sapi e vera ago
Go, 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 go,